ragazzi, io sono Alessia Calvagno, c'è con me Lorenzo Zitignani, direttore di Plastic Free. Ciao Lorenzo. Ciao Alessia. Allora, parliamo di un evento nazionale che sta per arrivare, che avete organizzato in occasione della Giornata della Terra, dici di più. Sì, questo weekend, 20-21 aprile, in occasione della Giornata della Terra, faremo ben 326 raccolte su tutto il territorio italiano, alle quali con estremo orgoglio aggiungiamo le prime ufficiali tappe all'estero. Siamo infatti andati in Senegal, in Malawi, in India e in Spagna, e quindi ci stiamo internazionalizzando per far sì che insomma questo spirito di sensibilizzazione e di evitare dei rifiuti inutili si espanda a tutto il mondo. Ecco, quindi questo ci fa anche capire, insomma, che appunto quello della plastica è un problema che davvero ci riguarda tutti, in tutte le parti del mondo, e quindi insieme possiamo fare la differenza, Lorenzo. Assolutamente sì, l'ONU l'ha definito come uno dei problemi più pericolosi al mondo attualmente. Di conseguenza dobbiamo fare molta attenzione alle nostre azioni quotidiane, perché è vero che uno vale uno, ma uno moltiplicato per 8 miliardi di persone ha un impatto che è devastante oppure molto positivo. Quello che dobbiamo cercare di fare noi è mantenere un trend positivo, sensibilizzando le persone, soprattutto le nuove generazioni, che ci danno speranza, ecco, e speriamo che ci diano anche un futuro degno di tale nome. Certo, e quindi ecco un gesto che possiamo fare nel quotidiano, Lorenzo, proprio per proteggere il nostro pianeta dalla plastica. Sicuramente evitiamo dei gesti diciamo poco educati, come quello di, non so, buttare un mozzicone di sigaretta per terra, lasciare una bottiglia nell'ambiente o qualunque altro tipo di rifiuto nell'ambiente. Impariamo a conferirli correttamente in un cestino, ricordando che un cestino pieno non è un cestino, o nell'apposita raccolta differenziata, o altrimenti quando banalmente andiamo a fare la spesa cerchiamo di fare delle scelte sostenibili. Se vediamo della frutta sfusa e della frutta imballata in non so, col cielo fa nella scatola di plastica, magari cerchiamo di prediligere quella sfusa. Certo, quindi piccoli gesti che però possono fare davvero una grande differenza. Ecco, allora, come si fa poi invece per partecipare il 20 e il 21 aprile al vostro evento nazionale? Basta andare sul nostro sito, che è plasticfreeollus.it, e si cerca chiaramente l'evento di interesse, l'area di interesse, ci si può iscrivere, è sempre tutto gratuito. Oltre che il nostro sito, abbiamo sempre attivi i nostri canali social su Facebook, su Instagram e su LinkedIn. Ecco, quindi partecipiamo numerosi, grazie a Lorenzo Zitignani, direttore di Plastic Free, per essere stato su RWS, e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Grazie.